tecnico, per cui abbiamo dovuto attendere, diciamo, qualche minuto, insomma, che si volessero collegare anche persone che magari avessero tentato precedentemente. Allora, intanto un minimo di presentazione, perché chi eventualmente è stato comunque sia a dicembre al team building, io non ero presente, per cui difficilmente ci siamo potuti vedere. Con qualcuno magari già ci conosciamo per altre pregresse situazioni. Io sono Raniero Maggini e per l'area ambiente e territorio mi occupo della parte di programmazione e varie attività, insomma, fatte nell'arco dell'attività e del tempo e lavoro, appunto, a stretto braccio con Adriano Paolella, che oggi pomeriggio per impegni universitari si collegherà più tardi. Con noi c'è anche, come al solito, c'è Graziano, almeno fino a poco fa c'era, adesso non lo vedo nel riquadro, e Alessandra Strano, che fa parte appunto del team di lavoro. Allora, molto rapidamente, così cerchiamo di recuperare anche quel poco di tempo che abbiamo perso. Che cosa andiamo a fare oggi? Proprio a seguito del lavoro fatto in team building e poi anche della formazione che ormai si è conclusa con l'incontro di sabato scorso, noi stiamo facendo un percorso sulle famose mappe di comunità, o meglio, prima, se non ricordo male, indicate come mappe territoriali, oggi parliamo di mappe di comunità. E quello che andremo a fare sostanzialmente oggi è quello di una sorta di simulazione, dove in qualche modo il vostro ruolo sarà il nostro, quando nel prossimo futuro sarete chiamati all'attivazione in termini concreti, e voi siete gli utenti che quindi parteciperanno naturalmente a questa sorta di simulazione. Ciò detto, ovviamente è una chiacchierata, insomma, molto, molto slow, per cui niente di particolarmente impegnativo. L'invito ovviamente è di cercare di manifestare comunque sia tutte le vostre percezioni, insomma, non immaginate, come dire, una risposta dovuta, ma quelle che sono eventuali sensazioni anche maturate in virtù della vostra esperienza. Quindi noi oggi andiamo a immaginare, insomma, insediamenti un pochino più contenuti rispetto a quelli che, ad esempio, ci hanno visto organizzare il confronto con le aree metropolitane, e quindi il primo tema che andremo ad analizzare è quello delle criticità che percepite, che rilevate sul territorio. Poi successivamente andremo invece a fare un giro, ognuno dirà la sua, per quanto riguarda invece le potenzialità. Come procederemo? Molto rapidamente, nel senso che ognuno di voi avrà qualche minuto appunto per darci riscontro, poi a conclusione del giro di tavolo virtuale che abbiamo di fronte andremo in qualche modo a tirare le somme. Prima di aprire i giochi, vi chiederei cortesemente, anche qui facciamo una sorta di giro di tavolo rapido, Raniero, la connessione forse. se potete. Sì. Mi sentite adesso? No, non mi Sì, sento. adesso sì. Ok, adesso mi stava dando appunto il segnale che non era proprio stabilissima la cosa. Speriamo. Tu fammi presente, Alessandra, ti prego, perché ovviamente, come sempre succede, quando serve al meglio la connessione, questa tradisce. Comunque, dicevo, quindi una breve presentazione, semplicemente nel dire se già avete esperienza consolidata o comunque recente all'interno dell'associazione di cittadinanza attiva, se invece appunto avete contattato l'associazione proprio nel merito di questo progetto, e in particolar modo qual è la piazza su cui agite, insomma, dove vi trovate, e quindi su cui in qualche modo andrete a darci anche qualche restituzione. Come dice Adriano, vi chiamo in appello a giro di rappresentazione virtuale, per cui la prima persona che a me appare nel riquadro è Maria Chiara Invernizzi, e le chiederei appunto di dirci due parole di presentazione. Sì, allora io
Non sono giovanissima, come potete osservare, sono di Camerino, insieme ad un piccolo gruppo ci siamo iscritti a questo percorso, quindi siamo nella zona del cratere sismico, dell'ultima crisi sismica del 2016 e penso che, almeno per quanto mi riguarda, così, la voglia di partecipare ad un percorso di questo tipo viene proprio dalle grandi difficoltà del nostro territorio e quindi dall'esigenza che sento di riuscire a trovare una chiave per poter fare qualche cosa, per poter così contribuire in qualche maniera speriamo, alla rinascita di un territorio che per adesso sta soltanto progressivamente morendo. E, cittadinanza attiva la conoscevo solo di nome, non avevo mai avuto modo di interagire con questa realtà in precedenza, se non veramente di striscio partecipando a delle riunioni di comitati appunto di cittadini qui nell'area del cratere sismico, per cui mi era capitato ecco, di conoscere un paio di persone di cittadinanza attiva che avevano partecipato a delle manifestazioni così organizzate nel territorio da questi gruppi di comitati spontanei, diciamo, di cittadini di varia provenienza all'interno del cratere. Non so se c'è qualche, diciamo, domanda specifica. Per adesso no, facciamo questo giro di Ok, presentazione. perfetto. Intanto grazie mille, Maria Chiara. Grazie. Allora passiamo a Massimiliano. Massimiliano Muzio. Buon pomeriggio a tutti. Sì, sono Massimiliano, io sono di Campobasso, Molise. Il territorio di riferimento per quanto riguarda il progetto è Boiano, che è un comune a meno di 20 km. E io mi occupo di progettazione sociale ed europea. Lo faccio e l'ho fatto negli anni, soprattutto in relazione alle due criticità più forti del Molise intero, che sono lo spopolamento e la disoccupazione giovanile. Quindi progetto attività educative, formative e di accompagnamento per i giovani. Non conosco direttamente cittadinanza attiva della mia regione, però ho aderito all'iniziativa perché l'ho trovata particolarmente interessante e in linea con quello che già faccio, insomma, quindi capace di farmi fare un piccolo salto in più, interconnettendomi a delle persone che hanno a cuore le stesse cose che ho a cuore io, insomma. E aspetto di conoscere gli altri della regione Molise perché a Roma non li ho incontrati. Quindi ho chiesto i nomi, ma per motivi di privacy non li ho avuti, giustamente, quindi non vedo l'ora. Benissimo, benissimo, tra l'altro, insomma, è una bellissima realtà e tra l'altro voglio dire, insomma, pensavo che fossi internissimo tu perché il profilo sembra perfetto, diciamo, rispetto alle finalità del progetto. Grazie mille. E Sonia Chiarotto. Buonasera a tutti, sono Sonia Chiarotto, vengo dal Friuli Venezia Giulia, infatti avevo scritto se ci sono i ragazzi della mia zona, e precisamente della provincia di Pordenone. Noi abbiamo degli uffici proprio in Pordenone città, l'associazione la conosco da molti, ah sì, da alcuni anni insomma, anche perché ho partecipato anche a dei convegni, a delle riunioni e sono vicina a delle persone che sono proprio attivi all'interno di cittadinanza attiva. Ecco, diciamo che il territorio di riferimento per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia è la pedemontana valcellina, che è tutta la parte ai piedi del monte, diciamo non è Carnia, bensì è sempre provincia di Pordenone, però è una pedemontana, si chiama la valcellina. E bellissimi paesaggi sicuramente, dei paesi tutti messi. Sì, diciamo in fila, però ovviamente anche loro hanno delle criticità, intanto con i collegamenti sicuramente per quanto riguarda Pordenone, Maniago, che sono le cittadine più vicine, per quanto riguarda appunto i collegamenti per gli istituti scolastici, e anche a volte non tanto delle su scuole superiori, ma anche per le scuole medie, insomma, che ci sono dei piccoli problemi, per quello che mi viene in mente. E poi io non li conosco proprio da vicino, li conosco perché da turista magari giro, mi faccio le mie camminate in montagna e posso già intravedere, per quanto stiano bene gli abitanti del posto, che magari qualche criticità sicuramente ci sarà, anche a Va livello bene, Sonia, ti sanitario. ringrazio, ma questo intanto nel dettaglio, adesso poi ci entriamo Sì, subito dopo, adesso facciamo un giro sì. proprio rapido, rapido. Grazie mille intanto. Prego. Antonio Romano.
Eccomi, buonasera a tutti. Sono Antonio Romano, io sono di Boiano, il paese del Molise centrale di cui parlava prima l'amico Massimiliano Muzio. Io conosco Cittadinanza Attiva da moltissimi anni, però da poco tempo ne faccio parte perché insieme ad altri amici stiamo costituendo un gruppo a Boiano per aprire a breve uno sportello di tutela dei diritti. Quindi stiamo aspettando che l'azienda sanitaria ci metta a disposizione un locale, abbiamo fatto già la formazione e, come dicevo prima, a breve inizieremo con questa attività. Nel contempo io sento l'esigenza anche di lavorare su livelli anche più importanti, più alti, non perché lo sportello sia nulla, per carità, perché, come diceva Massimiliano, mi rendo conto che nell'area del Molise centrale quindi c'è necessità di rimettere in moto alcuni meccanismi vitali nel sociale e nell'economia. E quindi credo che Cittadinanza Attiva possa offrire gli strumenti per poter dare un notevole contributo in questa direzione. È tutto. Benissimo, grazie mille Antonio. Angela Peragine. Aspetta, arrivo, ecco, ci siamo, mi sentite? Ciao a tutti, scusatemi. Allora, io sono Angela Peragine, chiamo ad Ancona, ma in realtà sono di Bari, per cui il mio approccio, cioè sono originaria di Bari, il mio approccio è con Cittadinanza Attiva è stato, quando ho seguito per la Regione Marche, il servizio civile regionale, e tra i vari relatori c'era anche Giovanni Moro, quindi è stata la prima volta che ho sentito parlare di cittadinanza. In realtà non so bene come il territorio sia informato sul discorso della cittadinanza attiva. Non mi pare che ci sia una grande cultura in questo campo. Che cosa mi piacerebbe? Forse proprio questo, cioè cercare di far conoscere la cittadinanza attiva anche alla popolazione più giovane. Quindi non so, i ragazzi delle scuole, quindi crescere, formarsi con questa cultura. Questo è quello che io penso. Parlo delle scuole perché io tratto l'orientamento scolastico e professionale e mi rendo conto che i ragazzi sono abbastanza lontani da questa cultura. E purtroppo mi sono resa conto, lavorando per il servizio civile, che molto spesso quello che poteva essere una motivazione giusta, come all'epoca dei nostri mariti, diciamo, quando c'era l'obiezione di coscienza, mi sono resa conto che il servizio civile era diventato più che altro una non so cosa fare, per un anno faccio questo, anche se la mia retribuzione è di 433,80 euro. Questo è stato il motivo per cui credo che in qualche modo bisognerebbe cambiare un po' proprio la cultura della cittadinanza attiva. Non so se sono stata chiara. Chiarissimo, direi. grazie mille. Prego. Allora, Clara Maccari. Clara? Ci sei? Altrimenti passiamo rapidamente oltre e ti recuperiamo dopo. Un attimo solo, sì, eccoti. Come avevo avuto modo di dire, sono in macchina. Adesso mi fermo soltanto un attimo perché purtroppo avevo deciso per il 18, ma poi ovviamente avete dovuto cambiare la data e quindi per me è un po' difficile oggi. Però intanto mi presento. Sono di Camerino, nelle Marche, nella zona interna. Già Maria Chiara Invernizzi vi ha presentato un po' la situazione perché siamo dello stesso territorio. E conoscevo Cittadinanza Attiva in passato, diversi anni fa ho collaborato per il Tribunale dei Diritti del Malato, per altre cose del genere, però poi avevo interrotto questa collaborazione. Quindi adesso che sono in pensione, sono un'insegnante in pensione, mi piacerebbe, proprio perché la nostra situazione del territorio è molto disagiata a causa del terremoto e a causa delle gravi carenze, diciamo così, occupazionali, di popolazione, eccetera, riprendere invece questo discorso per rendere attiva la popolazione, insomma, perché si faccia carico, insomma, dei problemi della comunità.
Benissimo. Grazie. Grazie, grazie a te. Allora, adesso Michele Cera, che se non sbaglio in realtà non è da solo. Eccoci qua, infatti, è una squadra. solo che non vi sentiamo al momento. Io sento molto male, non so, chiedo anche a Alessandra. Sì, ma sì, non, sente male. Non mi sentiamo. Nella... Cioè, perché ho allontanato un po' il curare la connessione, perché questa non è stabile. Ok. Stanno cambiando connessione. Senti, se volete io intanto passo un attimo da Alessandro Fedeli, così intanto stabilizzate. Ok, perfetto, benissimo. Allora, prego Alessandro. Sì, ciao a tutti, e appunto sono Alessandro Fedeli, non di Fermo, nelle Marche. Conosco Cittadinanza Attiva da tantissimo tempo, anche se non ho mai, diciamo, avuto modo di fare attività in prima linea, insomma, ecco, la conosco perché per 20 anni ho fatto il direttore del Centro Servizi Volontariato delle Marche, attualmente faccio altro da libero professionista, e però ecco, era rimasto questo collegamento sia con Giovanni Moro sia con Emma Miconi, abbiamo collaborato molto quando lavoravo appunto al CSV, e quindi anche questa voglia così di continuare a lavorare su questo filone un po' dell'animazione di comunità, dell'animazione del territorio, che era stato sempre un'attività centrale del mio precedente lavoro, insomma, e quindi così mi piaceva dare questa disponibilità e imparare nuove cose. Benissimo, grazie mille Alessandro. Torniamo a Michele, speriamo che adesso la connessione ci aiuti. Non sembra che ci aiuti. Vedo un po' ferma l'immagine. Mi confermate che non è solo un mio problema, perché... No, è ferma, è ferma. Ok, allora magari in attesa... Mi sentite? Ah sì, adesso il problema è... Mi sentite meglio così? Sì. Aspetta che mi sei scomparso. Ecco, ti sentivamo. Adesso... Adesso mi sentite? Sì, io ti sento. Perfetto. È stata una speranza, perché ti abbiamo sentito solo un attimo. Michele, allora, vuoi dirci qualcosa? Sì, ok. Vado molto rapidamente, visto il tempo che abbiamo impiegato. Grazie. Sì, ci do un telefono che ha un microfono forse migliore del mio computer. Che succede? Forse stanno provando ad accedere con un cellulare, mi è sembrato di capire. Sì, anch'io ho vinto. Allora, vediamo un po' se entro. Beh, Alessandra, magari a beneficio di tutti, se vuoi solo ricordarci i materiali che saranno messi a disposizione. Sì. Tanto riempiamo un attimo questo istante. Sì, condivido pure lo schermo, sì, magari vediamo. Allora, verranno caricati poi successivamente nella piattaforma, la stessa che avete usato per la formazione. Questo che è il programma dell'azione 2, dove appunto abbiamo una spiegazione di cosa sono le mappe territoriali, dove vengono specificate le risorse, i problemi, come verranno individuati, con anche degli esempi di mappatura. Verrà creato un cronoprogramma dell'attività di tutto l'anno, che più o meno sarà un incontro al mese, fino al mese di novembre, e inoltre poi metteremo anche dei materiali che sono delle schede che sono state svolte facendo delle indagini ISTAT,
quindi un'indagine sulla popolazione residente, sulle condizioni professionali, insomma per conoscere il territorio, fatto però da una persona esterna che non conosce il territorio stesso. Quindi sono schede come punto di partenza, ma che poi verranno comunque ampliate e modificate. È fatta anche attraverso un'analisi online sull'inquinamento, le zone industriali, la presenza o no di discariche, quindi sempre per individuare i problemi del territorio, la presenza anche di edifici abbandonati e così via. Benissimo. Allora, Michele, non so se è tornato, o perlomeno lo vediamo, però non so se è collegato, visto che ci è sembrato di capire che voleva raggiungerci tramite cellulare. Sì, ci siamo. Ci siete? Sentite? Ok, sì. Ok. Sarò costretto a... Perché? Vabbè, ci sentite, quindi? Sì, allora, se, sembra di sì, però poi a un certo punto l'avevamo perso. Proviamo, dai, proviamo, poi altrimenti vediamo come fare. Non ci sentite. Scrivendo in chat, vediamo se ce la facciamo. Ok, allora cercherò di essere il più breve possibile. Siamo un gruppo di 4 ragazzi dei Monti Launi in provincia di Foggia. E abbiamo conosciuto Cittadinanza Attiva di fama, prima di tutto tramite i report sull'edilizia scolastica che produce. E poi, diciamo, più da vicino, tramite, sostanzialmente siamo dei giovani del territorio dei Monti Launi, studenti universitari e non, abbiamo anche laureati con noi, e diciamo, ci siamo appropinquati a questa iniziativa proprio con l'intenzione di provare a diciamo, produrre qualcosa sul territorio a livello di attivazione giovanile e civica in generale, perché riteniamo che una delle gravi carenze di questo territorio sia proprio la mancanza di attivazione giovanile, di un tessuto giovanile che sia in grado di restare fondamentalmente attivo anche a fronte della forte fenomeno migratorio che sta di fatto spopolando soprattutto a livello giovanile il territorio, ma un po' più in generale anche nelle altre fasce della popolazione stiamo subendo questo tipo di processo. Perfetto. Allora, quando hai reso slancio, in realtà anche la connessione ha ceduto all'impeto, per cui abbiamo capito. Abbiamo capito, intanto grazie. L'unica cosa che però, lo dico da subito, ci sembra di comprendere che comunque la connessione non sia proprio stabilissima, per cui adesso noi procederemo poi con un giro per raccogliere un po' delle criticità. Se nel frattempo volete farne una riflessione tra di voi e magari poi in sintesi magari scriverci anche qualcosa in chat, proviamo prima il collegamento, se non funziona almeno le condividiamo così, altrimenti facciamo un po' troppa fatica. Grazie comunque della vostra partecipazione e insomma bel contributo anche in termini di intenti. Allora io adesso recupererei un po' quelle che sono le intenzioni. Prima di partire, solo una domanda, rifacendomi all'appuntamento di dicembre: se è chiaro in qualche modo qual è l'obiettivo della realizzazione della mappa, insomma in qualche modo dell'incontro con i cittadini, se c'è esigenza in qualche modo di chiarezza, altrimenti partiamo su quel giro, insomma, che avevamo annunciato. Se non ci sono particolari domande, non vedo nessuno si pronuncia, per cui andiamo rapidamente. Allora, noi la nostra intenzione è quella di fare una carrellata con voi, sempre molto rapida, perché abbiamo comunque a disposizione complessive, e un pezzo già l'abbiamo consumato, di 2 ore circa, per dirci tante cose, e in questo momento in realtà è più in qualche modo avere
dall'una il polso, dall'altra darvi delle indicazioni su come si potrà procedere anche appunto con gli utenti che parteciperanno concretamente poi agli incontri sul territorio. E quindi adesso l'idea è quella di una breve rassegna di quelli che percepite come elementi di criticità sul territorio, che ben inteso possono essere quelli legati ad un territorio ben definito perché lo conoscete meglio, o elementi che in senso lato percepite come elementi di criticità appunto legati comunque sia alla comunità più in genere che conoscete o che vivete. Se questo è chiaro, ripeto, anche qui andiamo abbastanza rapidi, vi chiedo una cosa, ve l'anticipo, di essere molto mirati appunto sulla declinazione del nome e cognome della criticità, per dirla molto banalmente, perché poi in realtà, come dire, la definizione di eventuali azioni e strategie sarà uno step successivo che faremo poi più avanti. In questo momento è semplicemente un'istantanea. Quindi io ricomincio il giro, un po' nel frattempo vi siete un po' mescolati sullo schermo, però ricomincio da Sonia. Come qui, allora, aspettavo i ragazzi del Friuli Venezia Giulia, che tra l'altro loro sono residenti proprio nella Valcellina. Quindi io abito a 20 chilometri, conosco il territorio, però loro essendo residenti, secondo me, e ragazzi anche giovani, hanno un occhio di riguardo un po' di più. Quello che posso constatare io è proprio il problema dei collegamenti, secondo me, e anche un problema per quanto riguarda la sanità, specialmente in questo periodo, sicuramente quando c'è stata l'emergenza del Covid, le persone più anziane dovevano farsi accompagnare dal medico anche per farsi un tampone o anche per farsi proprio la vaccinazione stessa, non il tampone, quindi dall'anno scorso, nel centro più vicino, che non era a 5 minuti, sicuramente dovevano farsi 20 chilometri, perché gli ospedali vicini erano Maniago, in provincia di Pordenone, tutti che distano a 20 chilometri, 25. Quindi secondo me, in questo momento di emergenza, le persone meno autosufficienti ne hanno risentito, insomma. E invece per le persone che devono andare a lavorare a scuola, secondo me c'è il problema dei collegamenti, che ci sono i servizi degli autobus, ci sono, però arrivano, diventano distanti, perché poi ci sono tutte le tappe da fare. Quindi secondo me questo è un disagio delle famiglie per quanto riguarda i ragazzi, e per quanto riguarda le persone anziane, appunto, di avere il medico di base più vicino, a portata di mano, secondo me. Dopo sicuramente i ragazzi che ci vivono nei paesi limitrofi, almeno, perché sono tutte dei borghi vicino, no? Quindi li conoscono a menadito. Sicuramente sentiranno anche loro le criticità delle persone che ci abitano. Benissimo, grazie Sonia. Peraltro, insomma, già siamo in continuità anche con gli incontri precedenti, molti dei temi si rincorrono, per cui no, non sei così distante dal resto d'Italia, non solo dal territorio. Benissimo, grazie intanto. Alessandro. Alessandro? Alessandro, scusa, non sapevo se io ho un'altra, scusa. Ma guarda, io stranamente, pur abitando, insomma, con molti chilometri più a sud rispetto a Sonia, francamente le due problematicità che vedo maggiormente nel mio territorio, almeno, sono appunto le stesse di Sonia. La prima, la viabilità, e secondo me anche, ecco, questa insufficiente risposta quantitativa e qualitativa della sanità, ma non, in questo caso non la leggo al Covid, ma la leggo, insomma, anche potrei documentarla con tutta una serie di esperienze personali, in generale, insomma, la risposta dei bisogni sanitari della popolazione, insomma. Questo, ecco, faccio solamente un piccolo inciso, questo riguarda un po' la zona delle Marche dove abito, che le Marche del Sud, insomma, ecco, perché purtroppo, come
in questo caso dico purtroppo, come diceva che la pubblicità, le Marche, l'Italia in una regione, in effetti noi siamo una regione, insomma, ecco, nel senso che il nord delle Marche è molto vicino al nord Italia e il sud delle Marche è molto vicino al sud Italia, come caratteristiche, problematicità, opportunità e via dicendo, insomma, ecco. Siamo una regione al plurale, molto diversa tra nord e sud. Ecco, io nel mio territorio sento forte questa problematicità, insomma, ecco, sia per quanto riguarda le vie di comunicazione, anche ieri sera abbiamo fatto una riunione in cui si parlava di queste cose, sia, insomma, ecco, per quanto riguarda, Fermo tra l'altro è un capoluogo di provincia, però ha un ospedale che veramente, ecco, a volte mi viene da dire che è da terzo mondo, insomma, con tutto il rispetto per il terzo mondo, insomma, ecco, i problemi che vivono. Verissimo. Tra l'altro, insomma, voglio dire, ci racconti di una regione ricca di biodiversità, ovviamente. Senti, una curiosità volevo chiederti, tu ci hai parlato di viabilità, è nell'accezione di trasporti o di infrastrutture? No, di infrastrutture, non... Ma sai, è comunque una regione piccola con distanze piccole, cioè non ha, diciamo, il trasporto pubblico non ha vita facile, insomma, ecco, sono pochi comunque i cittadini marchigiani che usufruiscono. Beh, io facevo il pendolare, per esempio, per 20 anni ho preso il treno, per carità, insomma, però sono pochi i cittadini marchigiani che usufruiscono dei trasporti pubblici, ma non è tanto quello il problema, non è la disponibilità dei trasporti pubblici, è proprio la viabilità, insomma, ecco, non... No, ti ringrazio, era solo un... No, figurati. Perché poi spesso e volentieri, giustamente, nella mente le cose si fondono, perché si rincorrono più che altro. Grazie ancora. Massimiliano, prego. Ecco, sarò spietato. Allora, ne evidenziate 5. Disoccupazione giovanile, altissima. Noi abbiamo il tasso di NEET tra i primi d'Europa. Lo spopolamento giovanile, che chiaramente è soprattutto una conseguenza del punto precedente. La gestione della cosa pubblica, a tutti i livelli e in tutti gli ambiti, che è fortemente amatoriale e clientelare, con le dovute eccezioni di virtuosismo, che appunto però sono eccezioni. Trasporti e viabilità compromessi, sia i trasporti sia le infrastrutture, nel senso che io per arrivare a Roma ci metto 3 ore e mezza di treno quando mi va bene, 4 e mezza, 5 quando mi va mediamente bene, e per prendere l'autostrada devo fare la stessa cosa. E chiaramente questo limita fortemente l'attrattività del territorio. E poi c'è una scarsa cultura della cooperazione, non che sia assente la cooperazione o la voglia di cooperare, ma c'è molta frammentarietà anche nel terzo settore. Okay. Beh, diciamo, sarei spietato, ma anche molto puntuale. Grazie. Allora, Maria Chiara, prego. Sì, io non so, metto in evidenza tre cose, poi probabilmente Clara Maccari avrà da aggiungere, insomma, da completare. Anche per quanto riguarda il nostro territorio dell'entroterra maceratese, lo spopolamento è una realtà triste che era cominciato già prima del terremoto e adesso naturalmente si è notevolmente aggravato. Le scarse opportunità di lavoro, soprattutto anche qui per i giovani, è una zona, quella proprio del nostro territorio di Camerino, che molto va sulla... diciamo sul pubblico, sull'ente pubblico, c'è l'università e quindi diciamo che la maggiore risorsa del territorio è l'università, però c'è scarsissima o nulla imprenditoria, anche imprenditoria giovanile, e anche qui mi trovo molto in linea con quello che ha detto Massimiliano, cioè c'è poca attrattività del territorio per i giovani, insomma i giovani se ne vanno. E anche qui il problema della sanità è molto sentito, è un ospedale quasi nuovo perché fu costruito 20 anni fa dopo il precedente sisma, che è stato depotenziato progressivamente, continua a essere depotenziato ed è l'unico piccolo ospedale a servizio di una zona montana molto articolata e che ha sicuramente tante difficoltà a raggiungere appunto i servizi sanitari. Questo come altri servizi, ma in particolare la sanità nel territorio è in ginocchio. Perfetto, perfetto. Insomma,
ci siamo intesi, il perfetto dove sta. Grazie Maria Chiara. Angela, prego. Arrivo. Allora, rispetto a quello che ha detto adesso la signora che mi ha preceduto o quello che ha detto prima Alessandro, stando ad Ancona abbiamo l'ospedale regionale, per cui non mi sento di dire che il territorio non ha, non so se gli altri sono, Alessandro sei d'accordo? Abbiamo l'ospedale regionale, per cui stiamo abbastanza bene. Per quanto riguarda la viabilità, in realtà pur essendo un capoluogo di regione, mi rendo conto che per esempio Ancona Roma ci mettiamo tranquillamente 4 ore con il treno e tante volte ci sono un sacco di problemi proprio sulla tratta. Però io ritorno su quello che era l'argomento di cui parlavo prima. Fondamentalmente io credo che ci sia anche una proprio pochissima conoscenza di quello che è cittadinanza attiva e che quindi non vada proprio a stimolare l'interesse nei ragazzi, soprattutto, ma anche nelle persone più adulte, di quello che potrebbe essere, non so, fare il volontariato, come impiegare il tempo, come sviluppare l'elemento della solidarietà tra le persone. Questa è una cosa che io qui ad Ancona ho notato e non so se in qualche modo un progetto possa in qualche modo sviluppare questo senso che secondo me non c'è, di proprio di solidarietà, però magari visto con gli occhi di una persona che... Non so se sento una voce in sottofondo, sì, solo io. Che emerge all'improvviso. No, okay. Non lo so, qualcuno che sta seguendo qualcosa. Ok, molto chiaro, soprattutto quest'ultimo punto. Senti, ti faccio una domanda su questo ultimo punto. Dimmi. Quindi la cittadinanza attiva, tu dici in qualche modo proprio come valore, come percezione, eccetera, che è speculare o diciamo... più generico rispetto invece alla presenza comunque di soggetti attivi sul territorio? Io credo che sia proprio generico, perché secondo me ogni ambito ha bisogno di un tipo di intervento. E secondo me proprio non c'è la cultura. Io per esempio faccio proprio volontariato, anche se adesso è diventato molto complicato, in una comunità per minori, per bambini che vengono dati in affido, però il Tribunale dei Minori ha creato, anche con la presenza del Covid, veramente tante barriere, per cui diventa molto molto complicato avvicinarli. E c'è anche questo problema, e lì ovviamente la realtà è veramente molto molto pesante. E quindi, ma anche se qualcuno chiede, ma io come posso essere utile, diventa anche proprio difficile cercare di mappare quelli che sono gli ambiti in cui è possibile fare volontariato, sentendo, insomma, scusate, e quindi anche questo potrebbe essere d'aiuto, cioè avere anche proprio una mappatura, cioè, adesso al di là del fatto che il Covid ha chiuso tante porte, per cui diventa proprio difficile avvicinarli, però comunque secondo me non sarebbe male avere proprio, scusate, questa è la conseguenza del Covid, per esempio. È ancora proprio uno strascico. Per cui, insomma, su questo è... Io benissimo. Penso... Grazie prego, mille. Prego. Antonio Romano. Sì, eccomi. Io confermo quanto diceva prima Massimiliano, ovviamente. Ma metto al primo posto come criticità lo spopolamento della nostra area, ma soprattutto che poi... e coincidente con il dramma di tutta la regione Molise. Oggi si fa questione su Giron Climb che dice il Molise c'è, non c'è, esiste, non esiste, quello che c'è resiste. Noi siamo una regione che sta perdendo popolazione. Io credo che il primo problema della politica dovrebbe essere proprio questo, quello di arginare questo dramma. Poi ovviamente a questo si aggiunge tutto quello e confermo, ripeto, quello che diceva prima Massimiliano. Va benissimo, grazie Antonio. Adesso Angela. Angela già è intervenuta. No, io già parlato. Sì, no, io scusate ho già parlato... perché nel frattempo si sono rimescolati i nomi, per cui no, io ho già parlato.
perché addirittura prima di te appariva al mio video Sonia, per cui ho detto Sonia mi ricordo che è, dico allora passo al nome successivo e un attimo dopo mi sono accorto che lì c'è parlato. Clara non ha parlato, giusto? Non ha parlato ancora. Clara, ci sei? Sì. Cioè, eccoti. Mi sentite? Sì. È un po' disturbato, però spero che mi sentiate. Allora, io diciamo così mi collego anche a quanto ha detto Maria Chiara poco fa. E diciamo che le nostre criticità ovviamente sono lo spopolamento, e perché ormai la popolazione, diciamo, che è rimasta sul nostro territorio è molto meno rispetto anche al passato, ma comunque risente di tutto quello che sono le aree interne, per cui ovviamente c'è proprio carenza di popolazione. L'invecchiamento della popolazione, ovviamente, e poi c'è scarsa possibilità per i giovani di trovare lavoro, di trovare insomma prospettive per il futuro. E la nostra cittadina è prevalentemente una cittadina di servizi pubblici, per cui ecco è carente anche l'aspetto, diciamo, dell'imprenditorialità alternativa, insomma, e quindi si fa fatica a trovare lavoro. E poi ovviamente sì, ci sono anche dei servizi che sono venuti meno, come non so, il tribunale, altre cose che sono state man mano chiuse nel nostro territorio, e quindi anche questo ha fatto perdere posti di lavoro. E quindi secondo me, ecco, l'invecchiamento della popolazione, la mancanza di prospettive per i giovani e la carenza di popolazione sono, diciamo così, le nostre criticità maggiori. A queste si assomma il fatto che ovviamente con il terremoto molti cittadini sono fuori delle proprie abitazioni e quindi sono in alloggi, diciamo così, precari, tra virgolette, e quindi insomma c'è anche una mancanza della propria casa, del proprio ambiente, della vita, insomma, che si trascorreva in passato. Quindi anche questo lo metterei fra le criticità del nostro territorio. Un bel quadro. Senti, comunque grazie mille. Michele, vediamo se riusciamo stavolta con il collegamento, anche perché il vostro è un bel contributo plurale. Cioè, avete già un team attivato. Vediamo come va la cosa. Allora, da qui si sente? Pare di sì. Ok. Al momento chiaro e forte. Per non rischiare, non attivo il video. Perfetto. Allora, le criticità, da dove iniziare? Allora, il territorio dei Monti Dauni presenta come prima criticità quella che avete potuto condividere con noi in questo momento, cioè che abbiamo una pessima connettività, un problema che porta gli abitanti di Bovino, dell'Isleta e da altri paesi del comprensorio a, per esempio, nel momento in cui dovessero fare un esame a distanza per l'università, non sapere la mattina se lo sosterranno o meno, fondamentalmente. E non solo, chiaramente. Si tratta di problemi che ormai portiamo dietro da un bel po' di anni e che pare, peraltro, che ogni volta che una soluzione viene rintracciata non riesca mai ad essere del tutto operativa. Poi c'è un grande problema generale di infrastrutture, che in parte sta anche venendo affrontato in questa fase. Si sta parlando di questa strada regionale che dovrebbe collegare i due principali caselli autostradali dell'area interna, fondamentalmente, della provincia di Foggia, che non è sfornita in toto, diciamo, di infrastrutture autostradali, però ha questa caratteristica di essere enorme, la terza provincia per estensione d'Italia. E nonostante tutto, diciamo, ci sono ampie aree del territorio, quindi le due aree interne, fondamentalmente il Gargano e i Monti Dauni, che sono fondamentalmente fuori dai circuiti delle grandi infrastrutture, tanto in termini di gomma quanto in termini di ferrovia. Il trasporto su ferro qui è prima di tutto limitato a pochissime corse e a pochissime linee. Abbiamo attiva solo la Foggia Potenza e parzialmente la Napoli Foggia, la Foggia Caserta, che fra l'altro, se non sbaglio, non ha più fermate attive nella zona dei Monti Dauni, ha solo fermate storiche praticamente. E la cosa particolare è che la Foggia Potenza, che è l'unica effettivamente in attività, è a gasolio.
Quindi diciamo la sostenibilità ambientale è un obiettivo ancora ben lontano dall'essere raggiunto sotto il punto di vista del trasporto. C'è più in generale anche da noi il fenomeno migratorio, il fenomeno dello spopolamento che sostanzialmente ha svuotato soprattutto le componenti giovanili di età universitaria o lavorativa del territorio, il 10% in meno solo negli ultimi 5 anni, però guardando al fenomeno storico è una vera ecatombe, nel senso che anche tra di noi abbiamo fondamentalmente una studentessa che non è iscritta sul territorio, anche se attualmente diciamo è operativa sul territorio, e un altro, quindi 2 su 4 sono andati fuori a studiare a tutti gli effetti, e se ora sono tornati è in parte anche per poter dare un contributo, ma si tratta di casi piuttosto specifici. La stragrande maggioranza dei giovani che lasciano il territorio non hanno un reale motivo per rientrare, e quindi questo porta anche ad una certa miopia nelle scelte politiche, perché alla fine dei conti i bisogni che emergono più concretamente sono quelli di chi è rimasto e quindi della popolazione più anziana. E non voglio con questo dire che siano soddisfatti i bisogni della popolazione più anziana, anzi, diciamo che la mancanza dei servizi interessa tutta la popolazione e la risposta in generale ai bisogni è molto, molto ridotta e insufficiente per tutta una serie di motivi che vanno da, diciamo, la classe politica locale a fenomeni strutturali nazionali e internazionali, su cui diciamo, adesso non è neanche il caso di andare a recriminare. Diciamo, potrei continuare, c'è una questione di disoccupazione mostruosa, abbiamo perso tutto l'apparato produttivo del territorio se non quello storico sedimentato, quindi quello agricolo e in parte il piccolo artigianato, il piccolo commercio, però stiamo risentendo anche noi del fenomeno per cui dopo la pandemia il piccolo commercio a sua volta si sta estinguendo. Viene da chiedersi fondamentalmente sul territorio cosa resti poi a livello produttivo che possa dare una possibilità futura di restare e di produrre nel territorio e di poter costruirsi una famiglia. C'è in parte il fenomeno turistico che diciamo non è in grado di sopperire comunque alle necessità produttive e occupazionali del territorio. Questo non è un territorio che può vivere di turismo. Può vivere di turismo un territorio diverso e che comunque ha una diversa connotazione. I Monti Dauni non sono tutti turistici e in ogni caso il flusso turistico non è in grado di sostenere l'intero territorio, perché sono 30 comuni e una popolazione di circa 60.000 abitanti. Abbiamo poi un problema energetico anche rispetto al fatto che il territorio dei Monti Dauni produce il grosso dell'energia da rinnovabili della provincia di Foggia e anche una percentuale significativa di quello pugliese, ma questo non è mai tornato sul territorio a livello né di diciamo fornitura di energia diretta né in altri termini, quindi neanche in termini di indotto, e questo è un altro problema che già diciamo è un po' più esteso, un po' più complesso da affrontare. Questo porta con sé una diciamo conseguente, come dicevo prima, mancanza di attivazione civica in termini forti, non solo nei termini di prendere parola sui problemi che ci sono, ma neanche nei termini di costruzione di proposta, né a livello giovanile né a livello adulto, e quando c'è diciamo non riesce mai a coordinarsi su una dimensione più larga del singolo paese. Quindi abbiamo anche un piccolo problema di campanilismo, chiamiamolo così per non dilungarci ulteriormente. Io diciamo mi fermo qui, perché se volessi aggiungere altro diciamo diventerebbe un trattato, magari avremo anche occasione di parlarne meglio in futuro. Ok, grazie mille. Ovviamente ti ho dato un pochino più di spazio perché in teoria parli a nome anche di altre persone. Tra l'altro ho avuto occasione di chiedere ad Alessandra se lei ha già il polso, diciamo, delle altre persone che sono con Michele, perché se così non è, chiederei a Michele di scriverci in chat il nome degli altri ragazzi che sono con lui. Sì, ce li ho segnati. Perfetto, benissimo, grazie. Benissimo, allora adesso proviamo a fare un attimo una sintesi. Siete intervenuti tutti, forse c'è un nuovo ingresso? Mi sbaglio? Francesco?
No, è il profilo di Michele, credo. Ah, sì? Scusate, ma... sì, sì. Abbiamo usato un altro dispositivo. Va bene, va benissimo. L'importante è che ci capiamo. Allora, dicevo, a questo punto invece, quindi torno sui miei passi e dico che per l'appunto un piccolo contributo l'abbiamo raccolto da tutti. Proviamo a fare un minimo di sintesi su quello che è emerso. In realtà avete portato dei contributi che possono essere in qualche modo aggregati in modo piuttosto omogeneo, perché non c'ho neanche bisogno di sfogliarlo le pagine degli appunti, perché ricordo benissimo che, diciamo, i temi prioritari sono stati sicuramente trasporti, infrastrutture, sanità e in qualche misura il fenomeno dello spopolamento con tutti gli addentellati, quindi invecchiamento della popolazione, scarna capacità di impresa, soprattutto nel settore giovanile. Questi sono tra gli elementi principali che in qualche modo sono emersi, probabilmente anche connotati alla caratterizzazione in qualche modo dei territori che vivete, e poi ovviamente c'è lo specifico per quanto riguarda l'area di Camerino. Insomma, questo è emerso con forza anche il tema del post sisma, e questo è evidente, insomma, che è un tema ancora purtroppo sull'onda, perché poi anche la ricostruzione è ancora da venire, spesso e volentieri nel cratere del sisma del centro Italia del 2016. Quindi, insomma, ci stiamo ancora combattendo in modo significativo. Avete comunque dato degli spunti, delle questioni molto interessanti. Michele, adesso in chiusura, insomma, anche il tema energetico, che insomma in questo momento, cioè, si è posto all'attenzione di noi tutti, è piuttosto rilevante, anche perché appunto laddove c'è un impegno di un territorio che dall'una possiamo leggere come sfruttamento, ma anche come una potenzialità del territorio stesso, però giustamente qui lamentava, dice, qual è la ricaduta Ranero, ci sono problemi di connessione. In senso, appunto. Adesso mi sentite? Sì. Sì, ma abbiamo perso la parte che dicevi. Ok, no, stavo dicendo di Michele, non so se è questo il punto che avete perso, del terremoto, avete, fino al terremoto ci siamo sentiti? Sì. Perfetto, allora dicevo che Michele ci sottolineava anche il tema energetico, che insomma in qualche misura adesso è tanto sull'onda, e ce lo poneva soprattutto su un aspetto del peso che in qualche modo insiste, immagino dal punto di vista infrastrutturale, sul territorio, però senza i benefici che poi invece si spalmano su tutto l'indotto, insomma su tutta la rete fondamentalmente. Quindi questo era un altro aspetto specifico di particolare interesse, insomma collegato poi a un territorio molto, molto particolare, insomma, e legato anche alla superficie territoriale della provincia, che ci segnalava appunto essere la terza a livello italiano. Questa breve sintesi, che è veramente fatta a volo d'uccello, spero che mi sentiate, vedo delle espressioni per cui ogni tanto mi rallento, e dicevo, fatta veramente dal volo d'uccello, è una delle funzioni che ovviamente in termini di facilitazione gli attivatori giocano. Quando si incontrano delle persone appunto per, e lo dovrete fare nella costruzione appunto delle mappe di comunità, si tende in qualche modo anche a far vedere quante sinergie potenziali esistono tra le persone che intervengono, che magari apparentemente dicono cose diverse, invece è interessante e sta appunto a chi in qualche modo facilita evidenziare quali siano invece i punti di contatto. È un elemento che aiuta in qualche modo ad acquisire consapevolezza su un sentire comune che magari non è così percepito e che invece è più forte probabilmente di quanto non appaia, e dall'altra aiuta in qualche modo a leggere il quadro nel suo complesso, perché ovviamente ognuno cerca di portare la propria, non necessariamente appunto immaginandola sulla scia di quello che è stato detto. Ovviamente voi avete un approccio più sensibile e quindi viene anche più facile magari agganciarvi a contributi appena prima manifestati e dire come Tizio, come Caio eccetera, vorrei sottolineare questo aspetto. Non necessariamente poi quando andiamo a mettere insieme delle persone che magari hanno provenienze diverse o
peggio quando invece sono molto vicine, perché come ci diceva appunto Michele prima, chiudendo, c'è anche il fattore litigiosità che può entrare in gioco e che naturalmente può creare dei distanziamenti, e anche lì invece può essere utile far comprendere come questa apparente distanza sia minore di quella che viene vissuta e percepita magari per precedenti, che fortunatamente per chi interviene la prima volta, chi ha questo ruolo di super partes, può permettersi il lusso di non vivere in prima persona, ed è sempre un punto di vantaggio che può essere giocato a favore. Allora, noi normalmente quando appunto facciamo questa sorta di simulazione, partiamo da appunto delle criticità che sono anche quelle più veracemente percepite, insomma, e quindi più facilmente rompiamo il ghiaccio su questo tema. Però è altrettanto vero che nel momento in cui noi andiamo a dare, come dicevamo prima, un'istantanea del territorio, cerchiamo di mettere anche in luce, far emergere gli elementi più positivi. Valutando che, ripeto, noi scattiamo un'istantanea, su questo poi ci ritorneremo alla fine, noi non abbiamo un ruolo di indirizzo. Poi ovviamente, naturalmente, si guida il metodo del lavoro, però non siamo noi che diciamo che cosa deve stare dentro, perché altrimenti droghiamo il percorso, tra virgolette. Il nostro ruolo è quello di facilitazione in senso più ampio, e quindi poter raccogliere il sentito, perché non c'è nulla, come dice spesso Adriano, di giusto o sbagliato. È il sentire di ognuno, è il percepito e il vissuto di ognuno, e come tale legittimo. Quando c'è qualcosa che ovviamente affronta naturalmente, anche qui ce lo ricordiamo spesso, insomma, a meno che non sia offensivo nei confronti di qualcuno, quello ovviamente viene richiamato, ma laddove ci sia anche una posizione che magari è molto distante dalle nostre, noi dobbiamo cercare di indagare quali sono le ragioni di quel contributo, che cosa c'è a monte, perché ci aiuta anche a comprendere in qualche modo delle criticità che non sono emerse in modo chiaro e netto. Quindi adesso invece proviamo a fare il gioco in positivo. Quindi fino adesso ci siamo detto ciò che non va, ma su ogni territorio, almeno in termini di potenzialità, qualcosa di buono c'è sempre. E c'è sia in termini oggettivi, materiali, e sia anche immateriali. Quindi anche le risorse intese come persone, come competenze, eccetera, sono comunque delle potenzialità. E quindi in questo senso ricominciamo il giro e vi chiedo appunto di condividere con noi quelli che sono gli elementi secondo voi a favore che potenzialmente potrebbero essere messi a sistema in rete o comunque sia su quali lavorare, se si trattasse ad esempio di un immobile in termini di valorizzazione o comunque di un luogo, per guardare al futuro insieme. Quindi riprendo il giro e se diciamo, è pronto a darci la sua versione, chiamo in causa Alessandro. Non avevo attivato l'audio. E, pensando alle potenzialità, sicuramente la volontà, l'operosità, insomma, che penso caratterizzi un po' tutta la nostra regione, e anche diciamo la resilienza, tutto sommato, ecco, non siamo sicuramente cittadini che si abbattono, siamo comunque sempre pronti a rimboccarci le maniche, insomma, e a darci da fare con una volontà sempre, diciamo, comunque importante. Ecco, questo sicuramente è una risorsa che vale. Ok, dal punto di vista materiale ci sono degli elementi che ci vuoi segnalare sul territorio che meglio conosci, insomma? Beh, sicuramente, ecco, al di là della conformazione geografica che limita, che comunque oggettivamente può limitare una facile viabilità o infrastruttura, sicuramente abbiamo un bellissimo paesaggio che comunque rimane una potenzialità importante anche, diciamo, dal punto di vista dello sfruttamento economico, insomma, ecco, puntando magari proprio sull'offerta, sull'accoglienza turistica piuttosto che su altri settori economici ormai maturi e per certi versi un po' in declino, insomma, ecco.
Benissimo, grazie mille Alessandro. Grazie. Sonia. Sì, mi aggancio a quello che ha detto Alessandro. Anch'io vengo da una regione che nel 1976 ha subito il terremoto. E quindi i friulani sono caparbi e duri sicuramente. Le persone che abitano, diciamo, nelle zone pedemontane lo sono ancora di più. E, per, quindi sicuramente gente che entri nell'animo però con molta delicatezza, perché non è che sono diffidenti, però hanno sempre un po' di timore di quello che arriva nel suo paesello e nel suo territorio, di quello che ho potuto constatare io. Ecco, diciamo che il paesaggio offre anche in questo caso degli elementi che si potrebbero sfruttare un po' di più, non che adesso non ce ne siano, però secondo me rafforzare il punto di vista del turismo, anche perché lì zone industriali, se non ce ne sono pochissime, insomma, esistono qui a Magnago dove ci sono le famose coltellerie, ma per il resto nelle zone più montuose, insomma, c'è da sfruttare il turismo, secondo me. Ok, senti, una curiosità, guarda, turismo lo colleghi strettamente al paesaggio, ma anche a delle attività produttive? Sì, alla ricezione, sì, a dei bed and breakfast che già ci sono sicuramente, perché ci sono dei bellissimi sentieri e quindi, essendoci dei sentieri, sono state aperte anche delle stanze, dei bed and breakfast per tutti coloro che magari fanno il pernottamento, insomma. Ok, per attività produttive di nicchia? Il turismo, e dopo incentivare i giovani, secondo me, con dei contributi a livello europeo, di restare nel proprio territorio e inventarsi qualcosa. Cioè, per esempio, noi abbiamo in quella zona lì, ci sono delle malghe, perché essendo zona di pasto, scusami, non ho sentito, ci sono delle bellissime malghe. Essendo zone di pascolo. Uh-huh. E ci sono tante malte e io vedo che ci sono tanti giovani che si avvicinano, lasciano anche il loro posto di lavoro in banca o negli uffici delle città per andare a fare la vita proprio della propria terra, insomma, essere a contatto col territorio. Anche questo sarebbe da incentivare, così i giovani restano dove sono nati e producono dove sono nati. Un'ultima domanda che ti faccio su questa affermazione, ultima affermazione, i giovani che si avvicinano sono giovani originari del territorio o sono persone che, attratte dal territorio, vengono da fuori? Allora, qualcuno prende l'attività della famiglia, quindi del papà e della mamma, anche del nonno e degli zii. Si avvicinano perché fin da bambini sono stati abituati a vivere, diciamo così, vicino agli animali, vicino al territorio della terra dove si coltiva. Sì, insomma, abbiamo dei bellissimi, sì, ripeto, le malghe, i pastori. Sembrerà strano, però qualcuno lo fa. Sì, però più gente che è nata lì, secondo me. Benissimo, benissimo. Grazie, Sonia. Allora, Angela. Allora, io parlo però solo d'Ancona, così Alessandro poi mi dirà se faccio bene o male. Allora, io credo che Ancona sia una città geomorfologicamente bellissima, perché ha il sole e sorge e tramonta sul mare, quindi veramente molto bella. Quello che io credo che manchi a questa città sia una forma di ambizione da parte dei cittadini nel rendere bello quello che la natura ha regalato al territorio, proprio l'intervento dell'uomo, più che abbellirlo, cerca di abbruttire quello. Non so, Alessandro, sono cattiva, sto dicendo bene, io chiedo conforto ad un marchigiano doc. E quindi manca questa ambizione. E poi voglio parlare di questa cosa. Gli anconetani hanno anche una grossa chiusura nei confronti invece del turista, della persona che viene da fuori. Per esempio, noi in questo momento in studio stiamo lavorando ad una mappatura dei luoghi turistici del territorio, e ho sentito dire da persone neanche particolarmente anziane
Però non la pubblicizziamo troppo, perché la baia di Portonovo è bellissima e deve restare nostra. E io ho una grande difficoltà a convivere con questa mentalità. Io che non sono ad Ancona, ho una difficoltà enorme, perché comunque questa chiusura ti porta poi ad una chiusura in tutti i sensi, mentale. Alessandro, chiedo supporto a te. Io parlo con Alessandro Fedeli, che è marchigiano. E forse ho una visione distorta, non so. Sicuramente anche gli anconetani hanno subito il terremoto del 72 e credo che non si siano pianti troppo addosso, hanno lavorato, però è rimasta questa chiusura, questa non ambizione. Io tante volte dico manca l'ambizione, manca un po' la cultura del bello, anche la stessa città non viene valorizzata per quello che potrebbe essere. Io la vedo in questa maniera, la vedo e la vivo da 35 anni, quindi non è una semplice impressione, è una confidenza che raramente ho fatto pubblicamente, però forse era giunto il momento di condividere. E ti faccio una piccola provocazione, nel senso che volendo leggere la parte potenziale in positivo, quindi ci dici che le persone sono umili. Senso che... Allora, no, le persone non sono umili, assolutamente. Le ho persone, detto che era una provocazione. Non sono umili, non hanno la voglia di valorizzare il territorio per quello che secondo me è molto bello. C'è una forma di chiusura, per esempio ad Ancona abbiamo una spiaggia cittadina molto bella, ma tenuta malissimo, e non c'è verso di far migliorare il servizio, perché a loro no, non interessa, se ti piace vieni, altrimenti non venire, non mi importa. È questo, la baia di Portonovo, che è oggettivamente bella, non la pubblicizziamo troppo, perché altrimenti arriva troppa gente, che è un principio, secondo me, che appunto vengo dalla Puglia, lì hanno fatto anche troppo dall'altra parte, però comunque almeno era questo. Va bene, allora alcune cose ti dico le ho riportate nelle criticità, che diciamo rispetto alle quali hai proposto un approfondimento, e ho aggiunto invece tra le potenzialità appunto la baia. No, no, che ancora geomorfologicamente sì, questo è bellissima. Questo l'avevo già segnato. È bellissima, bellissima. Questo l'avevo assolutamente già segnato. Allora, grazie intanto Angela. Intanto saluto Adriano che ci ha raggiunto, che diciamo chiuso i suoi impegni universitari. Adriano. Scusate tanto, buona serata. Buonasera, sono arrivato un po' in ritardo, con affanno, anche se non mi sono mai mosso da stasera, oggi pomeriggio sono affannato. Mi sto qua buono, poi casomai dico qualcosa dopo. Va bene, allora noi stiamo, come avrai compreso, facendo un giro sulle potenzialità, in realtà. Va bene? Perfetto, allora procediamo. Allora, aspettate che qui vi mischiate in continuazione, sta cosa è veramente sconvolgente. Direi, no, Sonia è già intervenuta, quindi Antonio? Sì, Antonio. Ci sto, eccomi. Eccoti. Bene, allora io... Non so poi cosa dirà l'amico Massimiliano di Campobasso. Credo che il nostro territorio, al di là delle criticità che abbiamo elencate prima, ha pure tante belle risorse, offre delle opportunità, delle potenzialità. Ho annotato un po' di qualcosa. Noi abbiamo, per esempio, nell'area di Boiano, che è al centro del Molise, abbiamo un settore lattiero caseario abbastanza vitale. Le mozzarelle di Boiano, insomma, non so se voi, ma sono conosciute un po' in tutta Italia. Sì. Poi abbiamo un bel paesaggio, abbiamo una montagna straordinaria, abbiamo l'acqua delle sorgenti del nostro fiume Biferno è stata recentemente analizzata e ha ricevuto anche un marchio, eccetera, è una delle migliori d'Italia. Abbiamo un territorio pianeggiante, ma il 70% dei terreni sono abbandonati, quindi c'è una potenzialità per
lo sviluppo e il ritorno a un'agricoltura ovviamente esercitata in, con modalità moderne e con tecnologie diverse. Poi niente, abbiamo anche dei borghi stupendi, in modo particolare nella mia città Boiano c'è un borgo sulla montagna che si chiama Civita e che attualmente insomma è molto attenzionato perché anche con i fondi del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa potrebbe, si sta candidando perché possa diventare un borgo da rivalutare e quindi di grande attrazione. E mi potrei fermare qui, insomma, ma c'è, poi c'è insomma anche una grande sensibilità ambientale. Noi abbiamo molte associazioni che veramente sono attente e quindi cercano di evitare quelle azioni di scempio sull'ambiente e sul territorio. Si sta parlando attualmente già in legge di istituire il Parco Nazionale del Matese. Il Matese è il massiccio montuoso che è questa dorsale che separa il Molise dalla Campania. E io veramente sto facendo una lotta personale perché si parli di geoparco, non tanto solo di parco, perché l'idea del parco è un po' superata. Oggi si parla di geoparco. E il Matese ha le caratteristiche che lo rendono peculiare, per cui parlare di geoparco ha senso, perché abbiamo delle cose che altri non hanno, per cui quando c'è una caratteristica che va a identificare il territorio, ecco, quella costituisce un elemento importante per parlare non solo di parco ma anche di geoparco. Poi abbiamo il nostro territorio attraversato dai tratturi, di cui quello più importante è il tratturo Pescasseroli-Candela. Anche questo è già istituito come parco, però è in uno stato di abbandono. Ultimamente però con la legge sulla montagna, i fondi per i parchi eccetera eccetera, sembrerebbe che dovrebbero arrivare un po' di risorse quindi per sviluppare anche questa, diciamo, questa risorsa che è quella dei tratturi. Mi fermo qui. Beh, ci hai dato un elenco straordinario di cose, insomma. Poi voglio dire, in realtà nel parco c'entra un po' tutto, se vuoi proprio dare quella caratterizzazione, parla di biogeoparco, così ci mette anche l'altra componente. Poi abbiamo anche la tradizione delle zambogne, molto importante. Anche io faccio parte di un gruppo di suonatori di zambogne, come hobby. Va bene, chiudo. Benissimo, grazie. Sei stato ricchissimo di spunti e appunto Antonio ci sottolinea anche, appunto, forse il primo che lo fa in modo così puntuale, anche l'associazionismo come risorsa, anche se poi chi ha preceduto, penso ad Alessandro, prima Angela, insomma, parlate di caratteristiche della popolazione che anche magari a livello individuale in realtà portano un plus valore in questo senso. Massimiliano. Eccomi, cerco di raddrizzare un po' il quadro fatto prima e per alcune cose farò eco a quello che ha detto Antonio, con cui mi trovo perfettamente d'accordo. Aggiungo qualche tassello esteso un pochino al Molise. Di fatto il Molise, scusate, è un laboratorio. Io avevo detto 5:30, ma non ce la faccio perché sta riunione non è finita. Cosa vuole allora? Sì. Io direi... Un attimo di interruzione. Maria Chiara, puoi spegnere il microfono cortesemente? Grazie. Scusami, si è acceso involontariamente. Figurati. Dicevo, il Molise innanzitutto è un laboratorio, cioè proprio in virtù delle, tra virgolette, mancanze di cui prima c'è tanto ancora da fare e da sperimentare. Quindi rispetto magari ad altri territori dove qualcosa non ha funzionato o non funziona, noi abbiamo ancora la possibilità di capire se qualcosa può funzionare o meno. Abbiamo un patrimonio, una biodiversità naturale incredibile, come diceva Antonio, dal mare alla montagna, i boschi, gli animali, che davvero può essere utilizzato anche per il turismo e che davvero c'è la volontà e la voglia di rispettare. Sono felicissimo che Antonio abbia nominato le associazioni ambientaliste, anche perché io sono il rappresentante di una, che unisce il cicloturismo allo sviluppo sostenibile, quindi mi fa piacere che ci sia questa sensazione di operosità di qualcuno. E allo stesso modo abbiamo un patrimonio culturale materiale e immateriale che è tutto ancora da promuovere e da diffondere.
quindi anche questa può essere una scommessa che mette insieme le comunità. C'è una cosa che a me piace molto, che è la genuinità, cioè la intendo come spazio e tempi di relazione, cioè qui ci si può ancora permettere di perdere un po' di tempo a sostare nelle relazioni, cosa che in alcune zone d'Italia ormai è difficile. C'è sicurezza, secondo me questo è un valore aggiunto, nel senso che, lo dico ridendo, ma è vero, l'unico pericolo che corriamo è quello di incontrare i cinghiali, se camminiamo la sera in posti più o meno abitati, per il resto si vive in maniera decisamente tranquilla o apparentemente tranquilla. Siamo lavoratori, nel senso di avere l'idea nobile del lavoro, che è quella di cura, di custodia, di co-creazione, non solo di sacrificio. Io ho ancora in mente l'immagine di mia nonna che a 90 anni andava in campagna a raccogliere l'uva, pur non facendo il vino. Perché? Perché aveva quest'idea nobile di lavoro tramandata poi ai figli. E poi, secondo me, c'è una cosa importante, che abbiamo un'università piccola, a misura di regione, che ancora non sa essere però un polo di cittadinanza, e ancorché di cittadinanza attiva, però può fare molto, è sempre una risorsa accademica, tra l'altro con alcuni picchi di qualità, specialmente per quanto riguarda l'ambiente. Benissimo, grazie Massimiliano, vabbè, tanti spunti, insomma, appunto, molto, molto bello. Benissimo, allora cerchiamo un attimo di ricostruire, forse proprio Maria Chiara, ogni tanto ripeto che c'ho questo puzzle che si ricompone continuamente. Io mi scuso, ma naturalmente io sono in ufficio, quindi ogni tanto mi bussa qualcuno. Non ti preoccupare. Dunque, mi dispiace che poi, ecco, appunto, siccome ho avuto un'interruzione, non ho potuto seguire tanto che cosa ha detto Massimiliano. Intanto, così, io provo a sottolineare alcuni aspetti, sempre poi sperando che Clara mi venga in aiuto e abbia altri contributi da dare. Sicuramente questo è un territorio che ha una ricchezza parzialmente ancora inespressa, cioè che può essere valorizzata dal punto di vista ambientale, dei percorsi del turismo lento, dei prodotti locali, dell'artigianato locale. Secondo me, ecco, questi aspetti potrebbero, per esempio, non so, potrebbero rappresentare uno spunto anche per le nuove generazioni. Non so, ci sono delle tradizioni locali anche per quanto riguarda l'artigianato, anche i prodotti, le produzioni locali, che temo potrebbero perdersi nel tempo perché sono appannaggio di, no, cose a conduzione familiare, e i figli non fanno quello che facevano i padri, quindi potrebbero essere delle ricchezze che si perdono, invece si potrebbero valorizzare. Qualche esempio? Ma mi viene in mente... Posso fare un esempio specifico nella lavorazione del maiale, che, ecco, qui c'è una bella tradizione, ci sono alcuni prodotti tipici, tutti conoscono il ciauscolo per esempio, e ci sono alcuni prodotti tipici, però, ecco, spesso si tratta di produzioni artigianali molto legate all'attività di una famiglia, insomma, no? Poi, secondo me, però ecco, questa è un po' una cosa un pochettino più di, come posso dire, che va costruita. Questa è una zona che ha un'elevata qualità della vita, e il fatto che certi servizi siano andati depauperandosi nel tempo certamente costituisce un limite, mentre invece il mantenimento o l'incentivazione di alcuni servizi e così via, potrebbe essere un territorio attrattivo per chi, fra virgolette, scappa dalle città, no? Perché questo entroterra, come altri entroterra sicuramente. Io credo che il Covid ci abbia fatto un po' riflettere su questa cosa, no? Tantissime persone sono andate alla ricerca, no? Mi ricordo la prima estate dopo il Covid, alla ricerca di luoghi
in cui stare all'aperto, in cui vivere in maniera tranquilla, a contatto con la natura. Ecco, Camerino e il suo territorio rappresentano una realtà di questo tipo, però hanno bisogno, che ne so, di alcune infrastrutture, ci vorrebbe la fibra, la connessione internet veloce, i collegamenti un po' migliorati, insomma, però c'è una potenzialità in questo senso. E l'altro aspetto che volevo sottolineare è la presenza dell'Ateneo. L'Ateneo di Camerino è sicuramente una risorsa importantissima per il territorio e può costituire anche in futuro un volano, un polo di attrazione, soprattutto ecco, se si lavorasse nella direzione di trovare il modo di mantenere una percentuale di questi giovani che arrivano qui per studiare e trovare il modo di mantenerli su questo territorio, cioè offrire loro degli spunti lavorativi, delle occasioni, che ne so, di inserirsi nell'ambito degli spin-off, delle start-up, eccetera, insomma, portare avanti un percorso di questo tipo che incentivi la permanenza dei giovani sul territorio. Credo che uno strumento potrebbe essere proprio l'Ateneo, insomma, che potrebbe avere le potenzialità di percorrere questa strada. Benissimo, grazie Maria Creara. A questo punto, visto che l'hai già chiamata in causa, chiederei a Clara. Clara, ci sei? Allora, ci sono. Allora, io penso che potrei soltanto così, diciamo così, ampliare un pochino lo sguardo che ha già dato Maria Clara, perché ovviamente quello che lei ha sostenuto lo condivido in pieno. Quindi mi sento di dire che, per esempio, la nostra città, come dato positivo, potrebbe averne un altro, che è quello dell'associazionismo. In città ci sono, considerate che la nostra popolazione è circa 6.000 abitanti, fra 6.000 e 7.000 abitanti, e abbiamo più di 100 associazioni, per lo più associazioni culturali che vanno lo sport, e quindi anche questo secondo me è un fattore, diciamo, importante, perché significa che appunto molti cittadini sono impegnati in vari settori e quindi contribuiscono, diciamo, anche a fornire alcuni servizi o per esempio concerti ed altre attività, diciamo, culturali per la popolazione. Quindi anche questo mi sembra un fattore importante. E poi un'altra cosa che mi piaceva sottolineare è il fatto che, per esempio, nella nostra cittadina, diciamo, si offre formazione da 0 a 99 anni, nel senso che abbiamo dal nido all'università. Quindi anche questo mi sembra un fattore di interesse, ecco, che può anche questo dare un contributo, per esempio anche nella formazione e nell'istruzione. Quindi potrebbero esserci anche momenti di formazione, per esempio per professionisti che operano in vari settori, per insegnanti, e quindi insomma rivolgerci, ecco, a soggetti che potrebbero, diciamo, avere questo bisogno formativo, perché ovviamente anche l'università e anche altre istituzioni scolastiche potrebbero lavorare in questo senso. Quindi poi volevo sottolineare, ecco, anche questo aspetto della resilienza, che effettivamente la nostra popolazione, fra il terremoto che ci ha colpito in diverse volte e la pandemia, effettivamente ha dimostrato, insomma, se ce ne fosse bisogno, di essere molto resistente, ecco. Va bene. Sì, su questo non c'è dubbio, insomma, conoscendo anche un po' marchigiani, qualcuno ne conosco e devo dire che è una caratteristica sicuramente importante, anche straordinari lavoratori, devo dirla tutta. Benissimo, allora a questo punto chiamo in causa invece Michele, detto Francesco Rago. E invece, sorprendo tutti, se parla l'altro membro ancora, io sono Sara. Perfetto. La terza di quattro, insomma. Parlo io, così facciamo un po' a giro, se mi sentite.
Sì, okay. Benissimo. Ottimo, che bello, finalmente abbiamo stabilito una connessione dignitosa. Provo ad andare molto rapidamente. Io penso che i punti di forza in termini potenziali del nostro territorio, cioè i Monti Dauni, al netto di tutti gli elementi di criticità descritti lungamente nell'intervento di Michele precedente, siano molteplici. Proprio diciamo, partendo dalle cose più, secondo me, banali, tra virgolette, che possono essere il patrimonio naturalistico, ambientale, appunto, ma non solo, ma anche storico e culturale, in termini materiali ed immateriali, nel senso c'è un patrimonio naturalistico immenso perché abbiamo diciamo, un sacco di verde, di flora, di fauna che già vive dei processi di valorizzazione, ma potrebbe sicuramente accrescere la sua forza, ma cioè si aggiunge un patrimonio storico, culturale che non riguarda solamente i beni materiali, no? Riguardo diciamo, tutti i borghi medievali e quant'altro che esistono nel nostro territorio, ma anche diciamo, in termini materiali, in termini di culture e tradizioni, comunque, nonostante lo spopolamento e quant'altro, vengono portate avanti e meritano appunto di essere portate avanti, non solo appunto in termini di memoria storica banalissima, ma anche in termini di capacità di far rivivere delle culture che in altri territori magari si vanno perdendo. Non so se ci sono dei lucani qui dentro, ma so che ad esempio nel territorio lucano tante volte molte tradizioni sono andate via via scomparendo. Oltre a quello, io credo che l'area dei Monti Dauni sia un territorio che permette notevoli sperimentazioni di rigenerazione urbana. Già alcuni comuni hanno sperimentato e sperimentano pratiche di solidarietà, mutualismo, ma anche di proprio innovazione urbana rispetto ai servizi welfareistici e appunto a quelli che sono i servizi di prossimità. Fanno questa cosa tramite la cooperazione tra i cittadini e le imprese, tra i cittadini e le imprese e le istituzioni che stanno poi diciamo lì a governare appunto i vari comuni. Sicuramente la potenzialità e la cosa che va rafforzata è la cooperazione e la diffusione di questi strumenti tra i vari comuni, ma anche la sensibilizzazione della cittadinanza. E penso che questo sia possibile perché comunque nelle nostre parti esiste un forte attaccamento al territorio. Nonostante la gente se ne vada per motivi tante volte di necessità, c'è un forte attaccamento culturale, anche diciamo proprio in termini di affettivi diciamo al territorio, e anche chi ci resta ha un forte spirito cooperativo, un forte senso di comunità diciamo rispetto al contesto da cui viene. Questi secondo me sono degli elementi più o meno materiali da cui partire, ma ce ne sarebbero molteplici da elencare. Non mi ripeto perché molti sono comuni anche agli interventi che mi hanno preceduta, quindi mi fermo qui. Grazie mille Sara. Allora a questo punto chiudiamo questo giro come abbiamo fatto prima, rapidamente anche così dato fornisco qualche elemento ad Adriano, facciamo un po' un recupero delle cose maggiormente emerse. In realtà diciamo se stiamo sul fattore identitario, sicuramente l'elemento del territorio. Il territorio esce in tante sfaccettature diverse, dal paesaggio in primis, dal valore naturalistico dello stesso e geologico, perché non vorrei mai essere rimproverato da Antonio, e quindi ovviamente la sua identità letta sotto tutte le dimensioni, quelle percepite e quelle naturalmente da indagare, e naturalmente tanto il patrimonio anche immateriale legato alle tradizioni, e molto bello anche questo aspetto insomma che della caratterizzazione in qualche modo del profilo della cittadinanza, delle popolazioni che vivono il territorio che avete tutti posto. Molto interessante anche perché in due casi diversi esce, quindi l'Università del Molise e l'Università di Camerino come Atenei che possono comunque promuovere cittadinanza attiva e essere anche un riferimento sul territorio, sono certamente tutti elementi rilevanti. E
E appunto, ma lo dicevo anche prima, in qualche misura emerge questa potenzialità legata all'energia dei singoli oltre che delle persone in forma aggregata. E poi, insomma, per chiusare questo spirito, diciamo, legato alla capacità di vivere e comunque sia di sentire come forte identità delle proprie radici, il territorio, come ci diceva in qualche modo Sara. Io non aggiungo molto altro per ovvie ragioni, ma anche per lasciare spazio ad Adriano, che, al quale dico, non abbiamo fatto cenno, visto che è un termine che peraltro si è rincorso in vari interventi, ai piani di resilienza. Questo ovviamente speravo che ci raggiungesse, magari ne facessi tu anche un breve cenno. E volevo solo significarti, per tua opportuna, che l'ultimo intervento, quello di Sara, insieme anche a Michele e Francesco, che vedi apparire a video, eccetera, sono quattro ragazzi, appunto, quattro studenti di Monti Downey, che però si sono un po' passati a palla per il semplice motivo che la connessione è un pochino debole, per cui hanno evitato di aumentare, diciamo, il rischio, l'esposizione percentuale di difficoltà. Io vi ringrazio tutti, sono stati veramente molto interessanti i vostri contributi, e anche per il garbo con il quale avete esposti, veramente grazie, e lascio la parola ad Adriano. Sì, grazie. Io grazie Ranino. Mi dispiace, mi scuso ancora, c'è stato un inconveniente e quindi non sono potuto universitario, non sono potuto stare dall'inizio. E io volevo raccogliere due o tre riflessioni che abbiamo fatto anche con gli altri gruppi di lavoro e poi cominciare a parlare del prossimo incontro. Voi, come ci siamo più volte scusati, voi potete immaginare che il nostro impegno non è solamente o le volte che ci vediamo, nel senso che noi abbiamo da fare, in questo caso abbiamo fatto 5 incontri uguali a questo, e però poi ci saranno delle fasi in cui faremo 20 incontri, cioè ciascun territorio sarà separato. Per cui mi scusavo perché abbiamo, forse Ranito l'ha già detto, ma ipotizziamo noi delle date in cui incontrarci e vediamo queste scelte un po', insomma, senza molte chance, senza condividere insieme le date. Però non possiamo fare altrimenti, perché sennò non ce la facciamo a fare in questi 6 mesi che ci abbiamo di fronte, questi 120 incontri circa che dobbiamo fare noi. Per voi ovviamente saranno molti di meno, però l'avete detto già Raniero e Alessandra, si tratta di un incontro mese, di cui 5-6 sono del tipo, 6 circa sono del tipo come questo, e invece altri sono con la partecipazione dei cittadini. Quindi il prossimo incontro che facciamo, che dovrebbe essere da una quindicina di giorni in poi, adesso non so esattamente le date, che mi sembra che ci stia lavorando anche Graziano con Alessandro sopra, quindi quale abbiamo scelte. Noi che cosa dobbiamo fare? Ci rincontriamo nella stessa modalità e cerchiamo di organizzare insieme l'incontro aperto ai cittadini. Quindi cerchiamo di capire dove lo possiamo fare, territorio per territorio. Poi in quel caso saranno 4-5 diverse, cioè per ciascun territorio dobbiamo trovare una sala e cercare di capire chi mettiamo in moto, chi invitiamo, insomma un pochettino di organizzazione in cui noi vi diamo il supporto completo di questa. Poi dopodiché, sempre in quest'altro incontro, dobbiamo cercare di capire, di definire esattamente qual è il territorio che noi ci proponiamo di affrontare. E quindi se per quanto riguarda le grandi aree metropolitane, un quartiere, per capirsi, le aree che non facciamo tutte, per quanto riguarda il nostro livello di tipologia di insediamento, cercheremo di perimetrare per quanto possibile l'area del nostro intervento, in maniera tale da poter entrare più nel dettaglio di quello di quali sono le articolazioni e le proposizioni che dobbiamo andare a fare. E questo che stiamo facendo insieme, come vi ha già detto Raniero, è quello che faremo con i cittadini. Cioè noi questa sera, Raniero, è stato l'attivatore e voi siete stati i cittadini. Quando ci incontriamo all'esterno, voi fate la figura, fate Raniero e i cittadini fanno voi. Perché questo è un po'. Però il meccanismo è questo. Noi abbiamo scelto questa metodologia molto, molto semplice, perché secondo noi è quella che in qualche maniera riesce a far parlare più tranquillamente le persone. E quindi che cosa è emerso? Poi
due minuti che dedico, se volete, anche al PNRR. Che cosa è emerso? È emerso che noi facciamo un'accoglienza dei cittadini che arrivano, delle persone che arrivano, e che saranno diverse. Quindi noi già in questo momento stiamo lavorando, abbiamo lavorato in un mondo determinato, quindi le persone che lavorano già con cittadinanza attiva, quelle che sono del circuito di cittadinanza attiva, le persone che hanno risposto ad un bando di cittadinanza attiva. Quindi sono delle persone che si sono già selezionate. Quando apriamo all'esterno non sarà così, quindi ci saranno persone molto più molto diverse, che potranno pensarla anche in maniera diversa. Normalmente c'è sempre una comunanza, perché sennò le persone non ci vengono, una comunanza di intenti, però possono esserci delle situazioni differenti. Noi accogliamo, noi siamo tranquilli, noi ci fa piacere parlare con gli altri. Come avete sentito nelle elezioni, l'ascolto è una parte centrale, una parte fondamentale delle relazioni con gli altri. E noi ci piace ascoltare, nel senso che quando io faccio queste cose, come Alessandro e Coranio, non è che sto attento perché lo dice il manuale del buon attivatore, che sto attento. Sto attento perché mi fa piacere sentirle. Cioè, io ho un piacere dentro di capire i pensieri delle persone, le riflessioni che fanno. E questo è lo stesso atteggiamento che poi si sente. Insomma, chi dall'altra parte parla sa se quello è un ascoltatore distratto o uno effettivamente che c'ha piacere a sentire. Ecco, noi vogliamo ascoltare per davvero, perché siamo interessati. E tra l'altro noi ascoltiamo non come si fa nei processi partecipati o nella gran parte delle partecipazioni, dove abbiamo un'idea nel cassetto che vogliamo far passare o che vogliamo condividere. Noi abbiamo le nostre idee che mettiamo a confronto con gli altri, ma non è che dobbiamo uscire fuori con una mozione unica con le altre persone che parteciperanno a questo incontro. Noi non abbiamo un percorso, un obiettivo da raggiungere, tranne il fatto che riteniamo che mettere insieme le persone a parlare e ragionare con loro e progettare insieme è un valore aggiunto che noi diamo a questa nostra società, perché è una forma di attivazione dei cittadini che risponde a non solo alla nostra capacità, alla nostra esperienza come associazione, ma anche a quei ragionamenti presentati da Moro al primo incontro, in cui diceva che una parte centrale della modalità di attivazione dei cittadini è quella appunto dell'autoattivazione. E noi crediamo che questo sia uno strumento ulteriore. E quindi non è che dobbiamo avere l'obiettivo di aggiungere una linea di trasporti come si fa nei piani, no? O fare un'urbanizzazione, queste cose non ce le abbiamo. Siamo lì tranquilli, ascoltiamo, verifichiamo e facciamo emergere le idee. E come vi ho detto già Raniero, noi facciamo in maniera che le idee inizialmente siano individuali. Noi non vogliamo avere il sentito dire di qualcuno o la presentazione di una posizione che non è della persona, perché noi lavoriamo in un ambito di laboratorio in cui non c'è rappresentanza. Il cittadino, la persona che partecipa, è quello lì, è lui. No? Poi se è anche sindaco, va benissimo, siamo pure contenti, ma lui in quel momento non è che ci deve presentare le scelte pianificatorie dell'amministrazione. È un altro momento quello che dobbiamo fare. In questa fase lui ci deve pensare il suo sentito, le sue idee. E partiamo proprio così, partiamo dal personale, perché il personale è più semplice in qualche maniera da far emergere, la sensazione personale. Quindi non vogliamo sapere che cosa dice il giornale ufficiale della comunità sui problemi, vogliamo sapere quelli che sono i problemi suoi, quelli che lui, la persona che ci sta, lei, percepisce come problemi. Poi a questo punto c'è la seconda fase che voi avete fatto, in cui si mettono insieme i problemi, ossia le persone si rendono conto che in una stessa condizione non è che c'è solo Gennaro che c'ha quel problema, ma che casomai quel pezzo di problema ce l'ha anche Francesco o Enrica, no? E quindi riesce a capire che mantenendo la sua posizione individuale, quindi senza aver cambiato idea, lui trova negli altri una sponda a quello che tu sta facendo. E questo è un altro momento fondamentale di crescita collettiva, perché noi rispettiamo tutte le idee, ovviamente fino a un certo limite. Insomma, se arriva quello che dice che i negri sono tutti bastardi e vanno massacrati, non li rispettiamo, ce lo invitiamo ad andare in altre conclavi, non con voi. Però al di là di questi fattori insomma, un po' esagerati, il resto a noi va bene, c'è un ambito di ragionamento che a noi ci fa piacere, quindi noi rispettiamo le idee degli altri, loro si rendono conto di questo e facciamo capire che le idee possono essere in qualche maniera avvicinate a quelle degli altri e in questo avvicinarsi possono essere aggiustate, ma tra di loro, non è che noi vi imponiamo di aggiustare. Poi dopodiché si apre il ragionamento dei rapporti con l'amministrazione. Il rapporto con l'amministrazione è nella nostra politica associativa, ma come gran parte delle associazioni che lavorano nel sociale e nell'ambientale, un'interlocuzione fondamentale.
Quello che noi vogliamo fare è arrivare a un incontro avendo maturato insieme al laboratorio delle riflessioni e dei pensieri. Perché, come voi sapete, l'amministrazione è un luogo di compromesso, ma dando un termine positivo alla parola di compromesso. Nel senso, un amministratore di un paese, di una città, comunque c'è da una parte delle persone che dicono A, da un'altra parte si potrebbero avere delle persone che dicono B. E lui, nella sua bravura, cerca di sistemare, secondo le sue idee, al meglio questa roba, ipotizzando che c'ha alle spalle chi l'ha votato e quindi vuole che lui lo sistemi in una certa maniera, però non può non considerare il B se lui è A, ovviamente. Noi invece siamo o A o B, o siamo una delle parti in causa, quindi noi abbiamo chiaro che cosa vogliamo, anche se sappiamo che alcune delle nostre, che le nostre ho portato, può essere contraria a degli interessi terzi, no? Stiamo parlando sempre di interessi neri, non nascosti, palesati. Noi potremmo avere interesse, per esempio, ad avere un ospedale, ci potrebbe essere il primario che non è d'accordo con un padiglione, un reparto d'ospedale, potrebbe esserci il primario che non è d'accordo. Noi potremmo non volere una strada perché di tutto il paesaggio ci potrebbe essere un gruppo di abitanti che invece gli serve andare in macchina in quella strada e quindi ci vuole andare. Ecco, prima di avviare un ragionamento con l'amministrazione, ci fa piacere che queste nostre ipotesi vengano maturate all'interno del laboratorio con gli altri cittadini e quindi rappresenti nel laboratorio. Dopodiché andiamo a discutere. Quindi se in una prima fase il sindaco vuole partecipare, noi siamo contentissimi che partecipa come persona. Se poi, e dopo, se vuole parlare con noi come sindaco, noi siamo contentissimi di parlare col sindaco, perché ovviamente se un'amministrazione condivide quello che diciamo noi o ne condivide una parte, è un alleato da niente. Però prima dobbiamo sapere che diciamo noi. E non come associazione, perché quello, cioè, abbiamo il nostro programma, i nostri obiettivi, ci abbiamo tutto chiaro. Dobbiamo saperlo, quello che vuole l'associazione è declinato all'interno di un laboratorio in cui ci possono essere persone che sono anche diverse, non afferenti direttamente all'associazione. Ovviamente sarà nostra cura lavorare in maniera tale che il nostro portato sia rileggibile all'interno del laboratorio, ma non imposto. Okay. Questo è più o meno quello che... Tant'è che c'è il problema, come si diceva l'altra volta, sì, a un certo punto noi sappiamo che c'è un problema, dico per dire, ritorno su un tema a noi caro, sanitario, di un presidio sanitario, e non emerge dal laboratorio, essendo noi dei facilitatori, diciamo come noi, cioè, per noi ci sembrava tanto un problema, perché da questo gruppo di persone, è un caso estremo ovviamente, però può essere, o che noi riteniamo che ci sia un problema di inquinamento dell'aria che nuoce alla salute dei cittadini e non emerge all'interno del laboratorio. Ovviamente noi non imponiamo, però stimoliamo, perché possiamo dire tranquillamente, scusate, ma non avete pensato che ci possa essere un problema dell'inquinamento, o che ci manca un presidio sanitario, e cerchiamo di stimolarli. Se però il laboratorio dice che non c'è, noi mettiamo tutte le clausole, gli asterischi nelle note, però metodologicamente a noi ci interessa che il laboratorio si attivi e capisca l'importanza della progettazione. Poi non succede mai questo, lo dico, cioè, ne abbiamo fatti centinaia, non avviene, perché poi le persone sono ragionevoli, se uno evidenza dei problemi o delle risorse, delle risposte tendenzialmente vengono percepite, quindi non sono tutto, insomma, casuali o... Però è un elemento estremo che noi dobbiamo considerare. Il PNRR, e questo è quello che stiamo facendo, quello che avete fatto molto bene oggi, e quello che andremo a fare poi, quest'altra volta ci organizzeremo, e la volta successiva andremo a organizzare insieme questo. Ricordiamoci che c'è anche una figura che è quello del responsabile, che più praticamente è stato individuato quasi in tutte le situazioni territoriali, che è una persona di voi, quasi sempre è una persona che afferisce o all'associazione, o comunque specificamente agli iscritti al corso, a Community Pro, che avrà un po' più di da fare che gli altri. Nel senso che sarà una persona un po' più operativa, che ci aiuterà, o noi aiuteremo lui meglio, ad organizzare queste cose. Però ovviamente tutti i partecipanti sono invitati ad aiutare a costruire queste cose, perché abbiamo detto che questa formazione che stiamo facendo, una parte è stata frontale, che sono 4 lezioni, e un'altra parte è laboratoriale, cioè attiva, la facciamo direttamente noi. Quindi il fare, organizzare, promuovere i contenuti, scrivere e riportare, elaborare e riportare all'interno di questi laboratori fa parte della nostra formazione. Daniele vi ha detto che c'è già un gruppo esterno che elaborerà quello che viene detto, per cui
Il primo giorno noi ci incontriamo con i cittadini, facciamo le stesse cose che abbiamo fatto insieme, però casomai con dei tabelloni, delle cose, poi ci scriviamo le robe. Dopodiché questo materiale viene preso, viene dato a un gruppo di lavoro che elabora queste cose e ovviamente gli attivatori possono partecipare quanto e come vogliono a tutte le fasi, però diciamo che non è un onere che hanno specifico loro. Questa elaborazione è solo un'elaborazione, quindi non è aggiunta di nulla, e si mette a sistema quello che è stato detto all'interno del laboratorio. Dopodiché si riporta nel laboratorio la volta successiva con i cittadini fanno le modifiche, cambiano, fanno quello, dicono quello che il laboratorio dice quello che gli parla, e si va a un'edizione definitiva che poi va a confluire come un capitolo del piano di resilienza. Quindi il primo capitolo, mappa di comunità, e va a confluire col secondo capitolo, strategie, all'interno del piano. Le mappe di comunità e questa organizzazione, l'incontro pubblico, elaborazione di quanto è stato detto nell'incontro pubblico da parte del gruppo di lavoro, restituzione al gruppo esterno pubblico. La strategia è esattamente uguale. Incontri prima come quello che abbiamo fatto noi adesso tra di noi, poi all'esterno, elaborazione dell'esterno, restituzione all'esterno. Il piano di resilienza più o meno sarà una cosa di questo genere. Il PNR è sicuramente un elemento di riferimento. Che ci abbiamo, non è tutto quello che avverrà, ma ovviamente 220 miliardi in un paese come il nostro di operazioni possono cambiarci l'assetto del nostro paese. Sono praticamente, per la maggior parte, sono opere, azioni, attività, costruzione, insomma, anche in qualche caso esageratamente, lavorando esageratamente sull'opera piuttosto che sul sistema, quindi molto più è un piano più da hardware che da software. Quindi quando scelgono di intervenire nel miglioramento dei servizi, delle strutture, delle infrastrutture, non del sistema che le gestisce. Questo è un po' il più grosso limite che c'ha. L'altro limite enorme che c'ha, e per cui noi siamo chiamati ad un'operazione anche in questo caso di attenzione, perché è il fatto che non solo partecipato, ma è stato fatto da un numero di persone molto molto ridotto. I ministeri, i grandi responsabili dei ministeri, di alcuni soggetti e da alcuni interlocutori privilegiati, perché gli interlocutori privilegiati ci sono stati, no? Non può quantificare 45 miliardi di reti di cavi rotti per l'informatica senza avere alle spalle qualche società, come può essere quelle italiane o straniere, che si interessano di questa operazione. Quindi di fatto, così come non può dire che ci sono 20 miliardi per l'alta velocità senza aver parlato con le ferrovie, quindi di fatto alcuni interlocutori privilegiati ci sono stati. Il piano è molto bloccato su alcune cifre, per cui in realtà dei 220 miliardi ci sarà solamente un quarto che è ancora da capire, tutto il resto è già capito a grandi linee, ma già capito e capito chi lo farà: autostrade, ferrovie, le grandi compagnie di comunicazione, insomma, si sa. Leonardo, la compagnia, insomma, la nostra compagnia del statale che si interessa della parte elettronica e della ricerca, CNR, le grandi università, i filoni sono già stati belli. Stiamo parlando con dei professionisti della pianificazione economica, non della pianificazione. Ci rimane un pezzetto, che però è un pezzetto significativo, con i quali noi ci dobbiamo confrontare, nel senso che anche se in ritardo, perché nessuno ci ha chiamato nella fase di definizione, poi noi ce l'avremo sul nostro territorio, quindi sui territori caleranno queste cose. Ed è per questo che noi puntiamo molto al ragionamento di progettazione che vogliamo fare insieme agli altri. Perché vogliamo fare, non ovviamente opporsi a un PNRR, perché dentro ci sono delle cose anche molto interessanti, non so, però a quella di interloquire. Quindi il nostro piano, il nostro ragionamento di resilienza, diventa pure una cartina di tornasole, un elemento di confronto attraverso cui l'amministrazione può dire: stiamo andando in una direzione di resilienza per cittadinanza attiva e per i gruppi che hanno lavorato sui laboratori, o stiamo andando in una direzione che non è di resilienza. È una possibilità di interloquire proprio nel momento in cui questi finanziamenti arrivano in basso, dopo che sono partiti dall'alto. E quindi questi nostri piccoli strumenti, che sono, come abbiamo detto, soggettivi, sono riferiti al laboratorio che noi facciamo, mancano di una costruzione di dati, di informazioni che sono tipiche del piano, però hanno dei concetti corretti, perlomeno di coerenza rispetto a quello che è l'effettiva resilienza, e non sono esito di compromessi, perché escono fuori dalla base, dai cittadini, da quelle che sono le effettive esigenze, e non dall'aver già mediato quelle che sono le esigenze di un'economia
caratterizzata da una presenza industriale, dalla necessità di fare merci, una continuazione, e che di fatto un po' la resilienza poi se la aggiusta un pochettino, insomma, rispetto a queste, alla necessità di mantenere, aumentare il PIL, mantenere la struttura produttiva e mantenere i produttori. Okay? Quindi noi queste cose non ce le abbiamo e diventa un punto di confronto. Poi se vogliamo ne riparliamo, io sono stato molto rapido, voi siete a fine giornata di lavoro, quindi insomma vi ho già perturbato abbastanza, quindi mi fermo. Insomma. Va bene, Raniero, ok? Sì, 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 poi anzi ti ringrazio perché in realtà alcune cose che tu hai dato per inteso che io avevo comunicato non l'ho fatto semplicemente perché inizialmente ci abbiamo avuto qualche difficoltà tecnica, abbiamo iniziato a 15, alle 16.15, quindi sono andato un po' più speditivo, tra virgolette. Senti, prima di chiudere, siamo quasi nei tempi, però insomma ricorderei tramite con Alessandra insomma l'attivazione delle pagine Facebook. Sì, allora, sono state attivate delle pagine Facebook, sono in tutto 5, una per singola area territoriale che abbiamo diviso, dove saranno un mezzo per confrontarci, per pubblicare materiale, ma anche sarà un mezzo per che verrà comunque ampliato con la comunità a mano che l'azione andrà avanti. Funziona che vi invierò in questi giorni un'email con il link di invito per poter entrare nel gruppo. Okay. Questo viene fatto ovviamente per gli attivatori, quindi per voi, anche quelli che in questo momento non sono presenti, e poi ciascuno di voi può ampliarlo. In realtà questo Facebook è fatto anche per l'esterno, quindi non è un interno nostro. Se poi abbiamo bisogno a livello interno di costruirci un sistema di relazione più diretto, più interno agli attivatori, quindi dopo possiamo fare un WhatsApp, adesso vediamo, secondo le questo qui è un programma di che ha vinto, insomma, che si è giudicato il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro, è uno strumento social, quindi viene rivolto verso l'esterno. Con Alessandra ha fatto anche delle sintesi degli incontri precedenti che sta vedendo Raniero, anche di questo ci sarà e ve li mandiamo. Ve li mandiamo su Facebook in modo che voi li potete leggere, scaricare. Poi lo mettiamo anche sulla piattaforma. Ci sembrava che Facebook fosse più facilmente attivabile anche da voi. E in questo potete vedere sia quello che ci siamo detti, che assunto di quello che è stato detto, ma anche quello che è stato detto dagli altri quattro gruppi che abbiamo incontrato. Va bene. Rani, sei tu il caso? Sì, sì, direi che però possiamo procedere, a meno che l'unica cosa, scusate, non ricordo, è oggi che intanto verifichiamo con loro l'ipotesi di date o semplicemente le forniremo poi a seguire? Le forniamo poi. Ok, va bene, perché mi ricordo in qualche erano i primi momenti in cui stavamo ragionando insieme. Guarda, per loro, per questo gruppo, la prossima data prevista è il 21 marzo del prossimo incontro, sempre comunque dalle 16 alle 18. Poi arriverà comunicazione a breve con tutti i dettagli e il prossimo link Zoom. Comunque, tanto per tutti, quindi vi comunico di segnarvi questa data del 21 marzo e che credo sia lunedì, se non sbaglio. Ti controllo il calendario. Sì, è lunedì, Graziano. Sì, lunedì. Quindi lunedì 21 marzo avremo il secondo incontro. Adesso Graziano fa una verifica perché ovviamente questi impegni vanno anche verificati con quelli che sono gli impegni associativi, se ci sono degli eventi, delle situazioni particolari, e è questo che sta ritardando, insomma, una questione di qualche giorno, quindi tra 2 o 3 giorni arriverà il calendario specifico. Questa volta siamo riusciti a mandarvelo con più di anticipo, in maniera tale che possiate, insomma, fare cose. Se ci sono dei problemi relativi al calendario o dei problemi relativi a delle persone che voi conoscete che non possono partecipare per altri impedimenti, perché l'orario non va bene, noi con gli altri più o meno tutti quanti ci hanno detto che vanno bene 16-18, se ci sono degli impedimenti di questo tipo ce lo fate sapere o a Graziano o a Alessandra, in maniera tale che possiamo intanto verificare se sono individuali, momentanei, altre cose, insomma, per non perdere la partecipazione di nessuno, no? E poi anche adeguarsi, se ci sono dei casi di grande difficoltà possiamo anche fare delle modificazioni a questa
a queste organizzazioni, va bene? Però insomma, anche per mantenerci tutti vicini, insomma. E poi aggiungerei a Adriano che in realtà, come sapete, insomma, questo primo appuntamento l'abbiamo provato a definire tramite Doodle, però uno degli elementi, diciamo, di migliorabilità in qualche modo che ci è stato suggerito era quello di annunciare con quanto più largo tempo possibile la definizione della data, per cui lasciando aperto ovviamente la consultazione su Doodle, quel tempo si andava a compattare, a comprimere, e quindi l'opzione adesso andrà appunto su una data secca che vi permetterà di calendarizzare con più anticipo la data stessa, però su questo si innesta la riflessione anche che faceva comunque Adriano, insomma, naturalmente condivisione di eventuali difficoltà a scala individuale, o di gruppo, come qualche volta può capitare, insomma. Io, se non ci sono altre cose particolari che ci volete sottoporre, se non ci sono comunicazioni ulteriori da parte di Adriano piuttosto che di Graziano, direi che con una certa precisione rispetto al ritardo con il quale abbiamo iniziato ci possiamo anche salutare, ringraziando tutti voi per i contributi che ci avete portato, per la disponibilità, e sicuramente a presto. Intanto una buona serata. Buonasera. Ciao, grazie a voi. Buonasera. Ciao.